Buongiorno a tutti. Oggi vi mostro come si preparano le cervelline in padella. Allora, quello che vi serve sono prima di tutto delle cervelline, in questo caso di maiale. Sono cervella e potrebbero essere anche di vitello, di manzo, insomma, come le trovate. Poi abbiamo del burro, abbondante burro. Se non basta, poi magari ne aggiungerò anche un po' in cottura. Farina bianca, pepe e sale. Gli ingredienti li trovate anche sempre descritti sotto il video. Allora, prima di tutto, quando comprate delle cervella, dovete andare a togliere questa membrana che c'è sopra. In questo modo viene proprio via come se le pelaste. Questa si butta e si tiene solamente quello che è il cervello vero e proprio, che va messo a bagno. Vedete, questa è un pochino più scura. Queste invece sono già state a bagno nell'acqua per qualche ora, e in modo da perdere anche i residui di sangue. Vi faccio vedere anche questo, magari sposto un po' così si vede meglio. Ecco. Bene, ora che abbiamo preparato le cervella, le andiamo a passare nella farina. Il procedimento è semplicissimo, eh? Vanno infarinate in questo modo e poi facciamo sciogliere il nostro burro e ce le andremo a mettere dentro. Ho messo a sciogliere il burro e adesso una alla volta vado ad aggiungere le mie cervelline. Ovviamente, siccome già il cervello di suo è piuttosto grasso, pieno di colesterolo, eccetera, e in più viene fatto friggere nel burro, questa non è sicuramente una ricetta dietetica. Però, senza dubbio, è una cosa che volevo farvi vedere perché è una ricetta antica e è anche una ricetta piuttosto economica, ecco, sempre che riusciate a procurarvi le cervella, perché ultimamente si fa fatica. Ecco, mettetele in un solo strato e poi andranno anche girate. Se il burro dovesse essere troppo poco, perché poi lo assorbono, se ne aggiunge un altro po' in cottura. Ecco perché vi ho detto prima che magari ne avrei messo ancora un po'. Ecco, quando sono cotte da una parte, ovviamente vanno girate in questo modo. Io a questo punto metterei ancora un pochino di burro. Proseguo a girarle. Ecco, fatele cuocere bene, mi raccomando. E ora
che li abbiamo girati, diamo una bella salata. Una patata. E poi, volendo, si potrebbero anche coprire con un coperchio. Così si cuociono meglio. Le lasciamo andare ancora qualche minuto perché devono essere ben cotte. Le nostre cervelline sono pronte, stanno ancora sfrigolando ma io ho già spento, e niente, sono pronte per portarle in tavola. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Grazie e buona giornata.